c'è una cosa che Buongiorno a tutti. Quando si dice il caso, tornavo a casa quando ho visto sul marciapiede Don Antonio Polidoro, il nostro parroco, e Don Francesco Lauscello, il nostro futuro parroco dal 1° ottobre prossimo. Nel frattempo è arrivato anche il sindaco Pasquale Cariello. Ho tre personaggi tutti insieme da intervistare, ma io inizierei da Don Francesco. Don Francesco, ci serve una breve presentazione tua, autopresentazione. Buongiorno a tutti, innanzitutto non è semplice, la mia storia è bella lunga, quindi vengo da un sacco di esperienze, ho 40 anni, quindi non sono piccolino proprio. Non li dimostro, grazie. Però la cosa forse più forte è il mio modo di lavorare nelle parrocchie. Io vengo da Gorgoglione, una piccola comunità di montagna che, pur essendo piccola, di una vitalità unica. Sei di Campomaggiore? Sono di Campomaggiore, della Val Basento. Però ho vissuto sempre in giro, tra la Sicilia, Bari, Firenze, in una comunità di recupero per questi dipendenti, per tanti anni ho fatto l'educatore di comunità e poi ho ripreso il mio cammino vocazionale. E poi siamo giunti a Scanzano. Obbedisci a Don Pino Caiazzo, con che spirito arrivi qui da noi? Beh, ho sempre detto che l'obbedienza è la cosa più bella in assoluto, perché ti salva, in qualsiasi caso ti salva, perché ascoltare la voce di Dio attraverso la voce del Vescovo è una cosa non semplice da fare, però ti rende felice perché lavori veramente contento che sei giunto in un posto non per merito tuo, non perché hai voluto raggiungere qualche cosa, ma perché è Dio che ti chiede di essere lì, quindi si lavora a nome di Dio sempre. E noi ti diamo il benvenuto. Grazie. Orgogliosi di essere i primi a presentarti alla comunità di Scanzano Ionico, del Metapontino e della Basilicata. Grazie. Don Antonio. Invece noi dovremmo darci i saluti, ma io non te li do i saluti, perché io ti considererò sempre il parroco di Scanzano Ionico, con cui ho avuto un rapporto bellissimo, direi fraterno. Don Antonio, con che spirito invece tu ti approcci a lasciare questa comunità? Beh, con gioia per quello che mi viene chiesto, ma anche con tanta sofferenza, perché lasciare una comunità dopo 17 anni, diciamo così, non è semplice. Quello che posso dire è che un pezzo di Scanzano la porterò sempre nel cuore e poi avremo modo anche di collaborare. Quindi, e soprattutto un ringraziamento ad ognuno, ad ogni persona di Scanzano, perché è stato in questi anni per me un grande dono. E poi dico alla comunità di Scanzano di accogliere Don Francesco come un dono di Dio e quindi di collaborare con lui per rendere bella questa comunità, sia la comunità parrocchiale ma anche la comunità di Scanzano. Quindi anche se vado via non è un momento semplice, facile per me, perché il distacco è questo, però vi porterò sempre nel cuore e vi chiedo di aiutarmi per questo nuovo ministero, nuovo servizio presso il Seminario Maggiore di Basilicata. Io lo voglio dire anche per un buon auspicio a Don Francesco. Tu sei stato promosso, diventerai il rettore del seminario regionale della Basilicata. Vittoria, posso avvicinare un po', se no l'audio ho paura che non si sente bene. I nuovi parroci avranno il tuo imprimatur, diciamo, usciranno sotto il tuo rettorato. È una nuova responsabilità. Sì, usciranno innanzitutto conformandosi a Gesù, però è chiaro che in questo caso io cercherò di dare quello che è il mio, cioè nuovi sacerdoti che sono attenti agli ultimi e che scelgono la via del servizio, la via dell'amore, la via della verità. L'idea che ogni sacerdote si deve confermare, perché il modello è Gesù Cristo. Però penso che il mio umile apporto a questi ragazzi sarà quello di essere vivi nella comunità, cioè il Vangelo lo devono tradurre nella vita di ogni giorno, almeno questo è quello che io voglio insegnare, perché questo è quello che ho vissuto in questi anni. Pasquale Cariello, il sindaco di Scanzano Ionico, sei contento di essere con i due nostri parroci? Sono felice e triste perché Don Antonio ha lavorato molto bene nella nostra comunità in questi 17 anni e Dio l'ha premiato mandandolo a Potenza. Ovviamente noi abbiamo sperato affinché Don Antonio
Antonio rimanesse qui anche per prendere i sacrifici che sono stati fatti, quelli della futura chiesa che diciamo a breve sarà in costruzione. E quindi la mia tristezza è che Don Antonio va via. La mia felicità è che è stato premiato forse anche al lavoro che è stato fatto a Scanzano tramite Don Pino Caiazzo, e sono felice di accogliere Don Francesco, a cui mi lega già una conoscenza perché viene da un paesino Gorgoglione, ma mi lega anche una conoscenza con Don Francesco di qualche anno fa. Lavoreremo in sintonia amministrazione comunale e parrocchia affinché questa comunità, questi giovani, Don Francesco ha fatto anche un percorso in alcune comunità dove ci sono i giovani che hanno diverse problematiche, affinché questa comunità, questi semi che abbiamo costruito insieme a Don Antonio possano germogliare. L'amministrazione non è un addio a Don Antonio, è un arrivederci. È un arrivederci perché Don Antonio è giovane ed è stato qui, la sua prima esperienza è stata a Scanzano, ma soprattutto Don Antonio ha lavorato bene, quindi noi lo premieremo con una cittadinanza onoraria. Vogliamo che Don Antonio rimane qui in mezzo a noi, anteprima, non con Filippo un addio, Mele, ma con un arrivederci. Cittadinanza onoraria a Don Antonio Polidoro. Grazie Pasquale per questa anticipazione. E l'ultima parola però la diamo a Don Francesco. Don Francesco, mi piacerebbe che tramite la mia pagina Facebook tu rivolgessi un saluto ai tuoi nuovi parrocchiani. È una grande gioia poter essere in mezzo a voi, mi conoscerete, io sono un po' un vulcano di cose, di attività, mi piace stare in mezzo alla gente, non mi troverete mai in ufficio, su questo è una mia caratteristica, mi troverete in mezzo alla gente, mi troverete in giro e sicuramente avremo modo di conoscerci, di lavorare insieme. E spero veramente che attraverso di me il Signore possa davvero compiere tante cose in questa comunità e possa diventare la parrocchia il luogo dell'accoglienza di tutti, senza esclusione di nessuno. Tutti sono i benvenuti. Tanto ci vediamo il 7 di ottobre, quando con Monsignor Caiazzo faremo l'ingresso ufficiale in comunità. E Don Antonio invece il giorno 8 festeggerà i suoi 22 anni di ordinazione sacerdotale. Sarà un'occasione anche per salutare la comunità. Naturalmente Don Antonio sarà sempre benvenuto, lo dirò anche all'ingresso. Questa è casa tua, quindi ogni volta che vorrai venire sarai ben accolto e sentirti sempre non ospite ma a casa. Bene. Io ringrazio per questa intervista esclusiva, direi, salutando Don Francesco, Don Antonio e Pasquale. Grazie a tutti, arrivederci alla prossima.